Per commentare questa gara d'esordio sulla panchina del Pescara, Zeman è contento, deluso, arrabbiato? Il risultato penalizza il Pescara? Ma direi che potevamo vincere questa partita, a parte qualche gol sbagliato, a parte quel gol annullato all'ultimo. Però nell'insieme penso che il primo tempo abbiamo giocato un po' più ordinati, il secondo tempo abbiamo giocato più di voglia di fare, non sempre con voglia di fare si può vincere. Io guardo il primo gol del Pescara, quello di Lescano sul finire di tempo, è stata forse la prima azione che vuole vedere Zeman con la mezzala che va a raddoppiare sull'inserimento dell'esterno, da lì è nato il cross per Lescano. Sì, vabbè, si sono mossi bene in quel momento. Ma ci sono state anche belle cose, penso il numero di Merola, di Tacco, poi purtroppo non ha fatto gol, però era bello. Kokeshi, poco fa ai nostri microfoni ha detto il gol annullato, una chiara trattenuta su Altobelli. Lei ha visto qualcosa dalla panchina, una idea sull'episodio? No, ho visto che l'arbitro ha indicato gol, poi ci ha ripensato, non si sa perché il gol era buono, se voi avete immagini, penso che si vede. Sugli errori della fase difensiva c'è qualcosa che le ha fatto arrabbiare particolarmente? E noi abbiamo preso due brutti gol, uno sul rinvio del portiere, poi non abbiamo marcato, nel senso che Bobben già era ammonito e penso che bisognava entrare, o pulito o non pulito, però non si deve far andare via. E sul secondo anche lì era una palla da chiudere prima. Io le faccio l'ultima domanda prima di una domanda da studio. Zeman, il Pescara ha ritrovato Palmiero e Lescano, questo lo possiamo dire? E Lescano perché ha fatto due gol, Palmiero deve fare meglio, primo tempo ha fatto bene come distribuzione, secondo tempo un po' meno perché hanno giocato troppo individualmente. Se fate a me la domanda, Fabio, velocissima, la giro al tecnico Zeman. Sì, lo saluto con affetto innanzitutto e no, per il tipo di gioco che vuole il mister, volevo chiedergli se pensa che la condizione fisica sia un po' deficitaria per andare sempre in avanti e se c'è da lavorare, insomma, sotto questo punto di vista. Chiede Fabio Ferraresi da studio se per il suo modo di giocare la condizione atletica è troppo deficitaria, visto che lei chiede sempre di andare a aggredire molto alto. Vabbè, no, stavano bene. Io spero che staranno meglio, però non era problema di condizione fisica, è problema di concetti di calcio.